finalmente un po' di sano relax. Allora ragazzi, visto che sono convinta che i peccati di gola, intendo, o si fanno bene o si fanno a meno di fare, ho deciso di deliziare il palato con una bellissima e buonissima Sacher Torte. Si tratta di una torta al cioccolato farcita con la marmellata di albicocche e ricoperta con una particolare glassa al cioccolato. La prepariamo insieme? Andiamo! Per preparare la torta Sacher sono necessari 150 g di farina bianca di tipo 00, 150 g di cioccolato fondente di ottima qualità tagliato a pezzi, 30 g di cacao amaro in polvere, 4 uova dove utilizzeremo sia albumi montati a neve sia i tuorli, poi ancora 150 g di zucchero semolato, 100 g di burro, 250 g di confettura di albicocche dove utilizzeremo 150 g per la farcitura e 100 g per la copertura, un pizzico di sale e una bustina di lievito per dolci, quindi siamo intorno ai 16 g. Per la glassa al cioccolato invece abbiamo 125 ml di acqua, 75 g di zucchero semolato e 100 g di cioccolato fondente sempre tagliato a pezzetti. Iniziamo con la preparazione. Io sul fuoco ho preparato una pentola per fondere il cioccolato a bagnomaria. Vedete, ho messo un po' d'acqua sotto che sta pian piano bollendo. Adesso possiamo versare il cioccolato, il burro, che ho anche lasciato a temperatura ambiente, quindi è piuttosto morbido, e anche lo zucchero. Mescoliamo un po' e lasciamo fondere. Sono passati alcuni minuti e vedete il cioccolato si è pian piano sciolto, ma non è ancora pronto. Richiudiamo perché metto il coperchio semplicemente per velocizzare i tempi di scioglimento. Adesso in una boule setacciamo la farina per arearla e anche per rompere tutti eventuali grumetti. Il cacao amaro, lo sciogliamo, e poi anche il lievito. E questa ce la teniamo da parte. Qui che cosa ho fatto? Ho diviso i tuorli dagli albumi e adesso aggiungiamo un pizzico di sale e andiamo a montare gli albumi a neve ben ferma. Abbiamo dunque montato a neve ben ferma gli albumi e adesso ci siamo portati un po' avanti. Come al solito ho rimosso la ciotola dal bagnomaria, vedete si è anche un po' intiepidito, e possiamo versare uno per volta i tuorli e mescoliamo sempre. La nostra crema al cioccolato è pronta, adesso dobbiamo inglobare anche gli albumi montati a neve e il mix di ingredienti secchi. Come facciamo? Alterniamo quindi un po' di albume e un po' di farina, lievito e cacao amaro. E mescoliamo sempre dal basso verso l'alto, facendo ben attenzione a non afflosciare gli albumi. Quindi un po' per volta, con un po' di pazienza, facciamo questa operazione fino a far diventare una bella crema liscia e senza grumi. Il nostro impasto è pronto. Io qui ho preparato una teglia a cerniera dal diametro di 24 cm. Potete foderarla con la carta da forno oppure imburrarla ed infarinarla, chiaramente. Adesso andiamo a versare tutta questa bontà all'interno. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. Per livellare la superficie io vi consiglio di girare un po' la teglia in questo modo oppure di battere sul fondo e vedrete che la crema si distribuisce in modo perfetto. Adesso possiamo pure infornare, il forno è già caldo come vi dicevo prima a 180 gradi per 30-35 minuti. Fate sempre la prova a stecchino, quindi lo infilzate dopo i 30 minuti e se esce asciutto vuol dire che la torta è cotta. Dopo 30 minuti ho sfornato il dolce, l'ho lasciato completamente raffreddare almeno 3 ore e adesso possiamo procedere con il taglio. Come facciamo? Con la punta di un coltello incidiamo il dolce lungo tutto il perimetro. Così. Per tagliarla perfettamente io vi consiglio di munirvi di un rocchetto, quindi di un filo di cotone.
che faremo passare lungo tutto il perimetro del dolce che abbiamo inciso con il coltello. Poi incrociamo le due estremità e adesso, con l'aiuto di una palettina, possiamo pure rimuovere il disco sopra. Procediamo con la farcitura. Per agevolare la stesura della marmellata, che cosa ho fatto? L'ho scaldata leggermente in un pentolino. Alcune persone decidono di setacciare addirittura la marmellata perché magari presenta dei pezzetti di frutta o perché non è sufficientemente molle. In questo caso però la mia marmellata è molto liscia e vellutata e decido di non setacciarla. Ne distribuiamo circa 150 grammi all'interno. La rimanente invece ci servirà per la copertura. Benissimo, adesso non ci resta che coprire con il coperchio, diciamo, della nostra sake, in questo modo, magari la sistemiamo un po', vero? Ok? E adesso ancora la nostra marmellata di albicocche e la copriamo per bene anche lungo il bordo, lungo i lati. Procediamo ora con la preparazione della glassa al cioccolato, che è una glassa molto molto particolare. Che cosa ho fatto? Ho messo a scaldare l'acqua, adesso ci versiamo anche lo zucchero, quindi facciamo un classico sciroppo e lo facciamo bollire per circa 2-3 minuti. Il nostro sciroppo sta bollendo da circa 3 minuti, adesso possiamo aggiungere anche i pezzi di cioccolato fondente e mescoliamo. Per quanto bisogna bollire il tutto? Fino alla temperatura dei 106 gradi centigradi. Se non avete il termometro, poi vi insegno anche un modo per capire quando la glassa è pronta. Adesso ragazzi, il nostro composto ha bollito per altri 3 minuti circa a fuoco bello vivace. Siamo arrivati a 106 gradi, io sto misurando con il termometro. Se non avete il termometro, come si fa a capire quando la glassa è pronta per dare quell'effetto lucido tipico della sake? Vi preparate un bicchiere pieno di acqua fredda e ci versate una parte, quindi una goccia o due, di cioccolato. Se una volta che il cioccolato viene a contatto diretto con l'acqua forma una pallina molle, vuol dire che è arrivato il momento di togliere la glassa dal fuoco. Vedete che si formano le palline? Abbiamo lasciato fuori fuoco la nostra glassa al cioccolato, vedete che bella lucida che è, e adesso possiamo versarla direttamente sul dolce, così. Poi vedrete che gocciolando il cioccolato va a distribuirsi perfettamente anche sui bordi. Per la scritta Saker non ve ne preoccupate, perché poi andremo a raccogliere il cioccolato che gocciola giù. Benissimo, la nostra glassa si è distribuita in modo molto uniforme, adesso però prima di scrivere la scritta Saker bisogna aspettare circa mezz'ora, 40 minuti in modo che il cioccolato che è sceso si possa recuperare, mettere in un cornetto e appunto decorare la torta secondo i nostri gusti. Volete abbandonarvi a questo peccato di gola insieme a me? Insomma, ogni tanto ce lo possiamo anche permettere, poi dicono che il cioccolato mette di buon umore. Buon dolce cioccolatoso a tutti!